Anche oggi sento il dovere di scendere in campo per evitare che il mio paese vada in una situazione grave e pericolosa, e quindi lo faccio con tutte le mie forze, le forze, come ho ricordato prima, di qualcuno che ha più di 70 anni, ma di qualcuno che si sente un giovanotto intellettualmente e fisicamente. Ecco, scusami, ma voglio ricordare a tutti quelli che stanno arrivando verso la mia età che l'età anagrafica non dice il vero. L'età vera è la condizione dello spirito. È il sentire dell'anima. Io mi sento 40 anni e mi comporto da quarantenne. Fate altrettanto anche voi. Nel 94 noi siamo scesi in campo per evitare un grande pericolo che era quella dell'ascesa al potere dei comunisti, con ancora le radici nella loro ideologia, che abbiamo sempre considerato l'ideologia più criminale e disumana della storia dell'uomo. Oggi c'è un altro pericolo, che è un pericolo altrettanto grave, è quello che al potere vadano questi grillini, che sono una categoria speciale di persone che non hanno né arte né parte, che si fanno comandare in tutto per tutto da un vecchio comico e da un professionista della comunicazione, che non si sono mai candidati e che non sono stati mai votati, ma che profittano della pochezza delle persone che hanno spedito in Parlamento per imporre quello che vogliono. E sulle persone che hanno spedito in Parlamento forse vale la pena subito di far sapere agli italiani, l'abbiamo già detto ma dobbiamo ripeterlo ogni volta che abbiamo la possibilità di comunicare con gli italiani, che l'87% non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi, quindi non ha mai lavorato. Sono persone che sono diventati i veri professionisti della politica, perché vivono dell'indennità parlamentare. Via dal Parlamento non avrebbero nulla da fare, non saprebbero come fare. E noi pensiamo che persone del genere, che non hanno saputo fare nel corso della loro vita nulla di buono per sé e per la propria famiglia, possono fare qualcosa di buono per il nostro paese? Ecco, io credo che dobbiamo assolutamente ricordare ogni volta che avremo la possibilità di farlo, che nessuno può ritenere adatti a prendere in mano il governo di una nazione chi non ha esperienza alcuna. E tutte queste persone sono persone senza esperienza, senza competenza, assolutamente impreparati e invece dominati dal pauperismo e dal giustizialismo. Cosa vuol dire il pauperismo? Il pauperismo vuol dire quello che mio è mio, quello che è tuo deve diventare di tutti e quindi un po' diventa anche mio. E quindi il loro pensiero è dominato dall'invidia sociale e questa invidia può tramutarsi a volte, l'ho verificato io personalmente, anche in odio nel confronto del ceto medio, nel confronto di chi produce, nel confronto di chi nel corso della vita è riuscito a raggiungere il benessere o addirittura la ricchezza. Hanno un frontman che si chiama Di Maio, un faccino pulito, però guardando dentro il suo passato, si è iscritto a legge e ha fallito, si è iscritto a ingegneria e ha fallito, ha fatto un solo mestiere, steward allo stadio San Paolo di Napoli per vedersi gratis le partite del Napoli.